Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Shrek 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata ci siamo lasciati con la foresta tetra che mi ha richiesto due giri per completarla. Devo ammettere che effettivamente completare tutte le missioni magari posso anche evitarlo. Nel senso, per esempio, i 12 fagioli magici, chi se ne frega se non li prendiamo tutti. Però mi mancherebbe quel senso di completismo, quindi andiamo lontano, lontano. Così Shrek aspettava di conoscere i genitori di Fiona, Re Harold e Marillion. Sperando di fare buona impressione, si era tagliato perfino i peli del Ma dai! Dopo quel piccolo intoppo, il re e la regina simpatizzarono con Shrek, accogliendolo con la tolleranza, l'amore e l'affetto riservato in genere alle pop star o ai capi di stato. Oppure no? Esatto. Re Harold disse che voleva che Fiona sposasse il principe azzurro e che non era affatto entusiasta del suo grasso e disgustoso genero. Non è proprio vero, però va bene. Disse che amava Fiona e che nessun borioso re poteva farsi beffe della sua pancia da orco. Fiona e la regina Lillian riuscirono infine a sedare la contesa. Non è vero neanche questo, però. Il re venne avvicinato dalla fata madrina, una potente fornitrice di lieto fine, a cui molta gente doveva dei favori. Non è vero? Lei fa proposte che non si possono rifiutare ed è letteralmente in grado di far sparire qualcuno. Capisci cosa intendo, giusto? Perché lo capisco, sì. Pesci, se dico troppo. E specchi e pesci non stanno bene insieme. Al mattino gli animi parevano placati e Re Harold si offrì di accompagnare il gruppo in giro per lontano lontano. Ok, sì, benvenuti, ma no. Lontano lontano. Splendide vetrine. Il modello è fatto bene. La voce non c'entra un cazzo. Vi rendete utili fungendo da miei assistenti. Assistente Shrek, ai vostri ordini. Dove vedi questo simbolo? Là ho bisogno di te. È mago il re. La madonna, che posto enorme. Allora, non mi investono. Vorrei cercare già tutti i fagioli, ma so che sarà un'impresa trovarli tutti. Ah, i modelli. Ah, si posso... No, ti prego, le stelline, no! No, ci sono anche le stelline se faccio casino! È diventato GTA questo! Allora, questo cos'è? È un bottone! Proviamo con Ciuchino, aspetta! Ho sbagliato! Ok! Ah, qualcuno deve rimanere lì! Allora, aspetta un attimo... Ciuchino, rimani fermo, per favore. Ok, penso che sia rimasta aperta ora, no? Ecco un fagiolo. Ecco il secondo fagiolo. Scusate se meno le piante, ma è per vedere se c'è qualcosa di nascosto dentro. È porca troia, la collisione coi personaggi, però, Quanto mi irrita non poter passare se loro si fermano. Comunque, qui è rimasto aperto e abbiamo già trovato due fagioli. Signor re, le chiedo un attimo di attesa. Madonna, che cattiveria. Altro fagiolo? Altro fagiolo. Ci vuole un attimo di precisione però qui, aspetta. Ale, preso. Siamo già a tre fagioli e siamo a meno di 5 minuti di registrazione. Comunque, abbiamo capito, non meniamo la gente se no arrivano le guardie. Qua sopra c'è qualcosa? Sicuramente. Era messa talmente bene quella carrozza lì. Ma perché si ferma la musica ogni tanto a cazzo? Che era palese che c'era qualcosa nascosto. E io la telecamera non riesco più a girarla. Anche qua sopra. Ovunque vedi una carrozza ferma è palese che ci sia qualcosa di nascosto. Ma non capisco la musica perché si fermi. Ok, sopra le carrozze in movimento non ci si può salire. Credo. No, non si può salire, ok. Buona scoperta. E siamo già a metà dei fagioli da trovare. Io che prima mi lamentavo, dicevo, quasi quasi non li cerco neanche. Eccoli qua. Siamo già a 6. Non è vero. Ho capito il barbatrucco. Guardalo lì il fagiolo. Guardalo lì. Ragazze, vi dovete levare da davanti la carrozza, che sennò quella non si muove più. No, e che palle. Ok, tutti fuori dalle balle. Bravi. Ora, qualcuno deve salire qua sopra. Aspettiamo una carrozza. Vi dovete levare da lì perché sennò le carrozze non passano. Non l'avete ancora capito voi.
Ma un'altra carrozza che dov'è? Quanto ci vuole per l'arrivo di un'altra carrozza? Sento una carrozza arrivare. Sento galoppare. Anche senza la musica. Anche se è triste la cosa. Dai, no, Shrek, ti devi levare dalle palle. Devi far passare la carrozza. Vi dovete tutti levare. Dovete farla passare sta carrozza. Non l'avete ancora capito. Dai, dai, dai. Ecco fatto. Io... No, esce. Porca di quella puttana. Perché vi mettete davanti? Oh, va bene. Andiamo dal re. Magari nel mentre qualche altra carrozza passa. C'è stata una terribile catastrofe. Il carro della rosticceria si è rovesciato. Dobbiamo radunare i polli. Ma poi, ma... Sono più codardi perfino di te. Ah, grazie, va bene. Sei coraggioso ad accettare un incarico di tale gravità. I polli scappati. Devo rilanciare. Oh no. È la missione dell'altra volta. Dobbiamo lanciare i polli qua dentro. Ah, sono una bambina. Lo so, ma ti metti davanti. Non è mica colpa mia, eh. Aspetta. Ok, la statua non si può rompere. Sì, ma vi dovete tutti levare dalle palle. Ancora non l'avete capito voi. No, 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 no. Se la gallina va dall'altra parte del muro, secondo me... Poi diventano... intoccabili. Oh. Dai, siamo già a metà, dai, almeno questo. Ecco qua, 7 galline, venite. Il problema è che se vi mettete qua di lato io non riesco a colpirvi. Maledizione a voi. Ai, che male. Ai, che male. Se foste un pelo più lontani, magari non vi colpirei, geni, no? Oh. Dall'altra parte! Ok, e una gallina l'abbiamo presa. Due galline l'abbiamo prese, manchi solo tu, Coco. Vieni qua. No, dall'altro lato, Fiona. Non t'azzardare ad andare contro il muro. Le bambine non si mettono in mezzo a me le galline. Santo Dio, levatevi. Siete un cazzo di muro che non riesco a smuovere. Dai, ma perché vi mettete tutti in mezzo alle palle che non riesco a colpire la gallina? Chiamatemi Cappuccetto Rotto. Oh, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. La cosa triste da sapere che ora quelle galline moriranno. Quelle galline sono le galline della rosticceria. E la musica è ripartita. Vai, passa, carretto, per favore. Ma perché avete l'intelligenza artificiale di un calzino? Dio mio, io mi sparo in faccia ora. Ho appena scoperto che sono un cretino perché posso salire anche da dietro ora. Va bene. Qui c'è un altro fagiolo nascosto. Nascosto, mica tanto a sto giro. Ecco fatto. Siamo già a 7. Scusami. Ho sentito un rumore di fogna aprirsi ed è apparso effettivamente un topo. Ma guarda un po'. Ecco fatto. L'intelligenza artificiale però. Guarda che si è rimbambita dentro la carrozza, Cappuccetto Rosso. Continua a camminare, ti prego, che ormai ci siamo. Ecco fatto. L'ultimo fagiolo di questo giro è stato preso, finalmente. Spero fosse l'ultimo quello su questa strada almeno. Signor Re, buongiorno. Ci sono degli zotici delinquenti che si picchiano per strada come luridi orchi. Ma dai! Animali, vai ad arrestarli e sbattili nel cellulare. Nel cellulare? Eccellente. Nelle celle, volevi dire. A dovere.
In cella volevi dire, non in cellulare. Non sfuggirai. Ah, sono solo io? Ti fai colpire da un povero... Fermate l'orco! Questo l'hai sentito, eh? Mamma mia. Solo con le cattive... Allora, con calma un attimo. Questo è per tutti i contadini del mondo. Per tutti i contadini. Non a casa mia! Ma dai, Salvini, sei tu? Scusami, non volevo. Guardali qua i fagioli nascosti in queste zone. Farcirò come un'anatra. Ma non ho capito. Troppo tardi per scappare. Ecco, no, e no, e no, scusami. Potenza orchesca! Allora, qua siete in troppi uno. Ti fai colpire da un povero contadino. Ma stai zitto e buono, va. Aiuto! Ma scusami, come li devo mettere in cella? La cosa più logica è che io li sbatta dentro, no? Schifo. O sono solo io? Scusami, no. Non l'ho capita questa cosa. Momento, era... La cosa logica è che io lo sbatta dentro, giusto? Perché non lo posso sbattere dentro? Ed ecco qua un altro fagiolo nascosto. Il problema è che quando ti accerchiano ti fanno troppi colpi consecutivi. Allora, tu vieni con me ora. E dai. Oh, e tu vieni con me ora. L'importante è non colpirli finché si colpiscono fra di loro. Finché si colpiscono fra di loro, a te non ti calcolano. Quando ne colpisci uno, ti inizia ad aggrare. Quindi, il trucco è colpirne uno alla volta. Ecco fatto. Devo attirare l'attenzione di uno. E ne ho tirati due. Ah no, beh dai, questo è svenuto già, perfetto. Allora. No, e dai, ma scusami. Rotto, rompilo. Giustamente. Prendilo, bravo. E no, vai via. Vai via tu grigio. Ecco fatto. Guardalo che mi insegue perché l'ho colpito. Quanto sei banale e prevedibile. Ora che ho scoperto il vostro trucco. Ecco fatto, via. Ne mancano solo 8 ora. Sono una macchina da guerra. Dai, seguimi. Dove va? Seguimi a me, vieni. Non ti conviene provocare l'orco. Fa male? Sì, ma tanto tu non svieni. Provocare l'orco. Dai, oh, perfetto. Credo di aver capito che non c'è una quantità di vita da togliergli, ma devi fargli un colpo finale o un colpo critico. Un colpo critico perlomeno. Tipo la schiacciata vale colpo, come colpo critico. Però finché non l'ho colpito, quello lì non mi ha preso. Non mi ha preso di mira. Perfetto, ne mancano solo 6, che sono questi qua in giro. Visto, il dropkick vale come colpo finale. E adesso lo posso buttare dentro. No! Scusami, no, ti prego, non dirmelo. Ok, credo sia entrato dentro. Potenza orchesca! No, e l'ho colpito e l'ho aggrato. Fa male? Vieni qua. Ti prego, dimmi che sono giusti. Ok, ne rimangono 4. Perché pensavo di averne infilato. Troppo tardi per scappare. Pensavo di averne infilato dentro uno per sbaglio. E che il gioco continuasse ad aggrarli. E dai, ma scusami. Quando sei troppo vicino non li lancia dentro. Se sei troppo lontano non li lancia dentro. Non li lancia mai dentro e basta. Ah. Il gioco è fatto bene, ma su queste cose è fatto col culo. Dai, ne mancano solo 2. E uno è appena svenuto, perfetto. Vieni con me. Ecco qua, dentro.
Dentro ti ho detto. Cacchio. Dai, su, dentro sto carretto, che non ho tutta la giornata. Dov'è andato l'altro? Cade! Cos'è? Volevi andare a casa, eh? Volevi andartene a casa, invece fai il cazzone per le strade e ora finisci in prigione. Hip hip hurra! Missione compiuta. E ci mancano solo altri due fagioli magici. Dai, a questo giro è andata bene. A questo giro credo di non doverle rifare le missioni, per fortuna. Andiamo anche qua dentro. Giusto? Perfetto. No, ehi. Salve. Accidenti, il pifferaio magico è qui e non la smette di suonare. Sbarazzati di lui e di tutte le sue disgustose bestia. Va bene. Rattimo, rattastico, ratatouille. Ratatouille. La cosa incredibile è che poi il pifferaio magico effettivamente torna anche nell'ultimo film. Dove sono? Ah, io sono Cappuccetto. Facci piano. Per fortuna che vale, mi sa, un colpo un morto, eh. Io continuo a spanzare che almeno libero ad aria. E soprattutto in volo non mi possono prendere. Finché sono in volo, voi non mi potete fare nulla. Ma io tra l'altro mi chiedo se l'idea del pifferaio ma è morta Cappuccetto. Se mi chiedo se l'idea del pifferaio magico non gli sia venuta qui, in questo gioco. Dove sei? Ecco fatto. Cappu? No, è morta. Aspetta, vieni Fiona, per favore. Potenza orchesca! Forza! Abbiamo il tempo rallentato. Possiamo farne fuori in gran quantità. Non vorrai macchiarti. Ecco fatto. Sì, ma ti devi levare. Fiona, smettila di aggrare solo uno. Ne hai una centinaio ancora da fare e continui ad aggrarne sempre il solito. No, Shrek, tu non devi morire. E sono morti tutti. Aspetta, avevo visto una pozione io. Lo sai chi è mio padre? Era lì la pozione. Non era fuori. Cioè non era in quest'area, era dentro. Dannazione. Oh, devo rifarmi tutto, no. Ok, secondo giro. Curi... No, no. Non posso curare la squadra, devo prenderla prima. Ma vaffanculo. Bene, sono rimasto solo con Fiona. Bella de papà. Adesso ammazziamo tutti i ratti io e te, basta, da soli. Dai che forse ce la facciamo. Abbiamo ancora due fermatempo. Dai che ce la facciamo. Per sicurezza io lo uso. Per sicurezza ora lo uso. Ma giusto per stare tranquillo e niente più. Di qua Fiona. Di qua, di qua. Ok, ne è rimasto uno? No, è rimasto solo lui. Potenza principessa. Ah, un pugno. Ho rallentato il tempo per niente alla fine, dai. Oh, e sono tornati tutti in salute. Ah, guardalo qui, un fagiolo che stavo dimenticando. Eccolo qui. Quindi me ne manca solo uno ora. Dove lo troviamo? O è dentro un'altra missione? Cosa? Allora, a parte cosa mi manca? Gioielli di famiglia, frenesia e cadere a pezzi. Cadere a pezzi è questo, quello sicuro. Avrebbe potuto scalfirmi. Un troll gigante minaccia i miei gioielli di famiglia. Sei in grado di recuperarli prima che... Questa battuta iper doppio senso. Certo. Non dovresti avere problemi. Immagino che troll e orchi siano lontani cugini. Ah, beh, certo. Certo. Luoghi comuni.
posso... Ah, devo impedirgli forse di rubare le robe. L'avete anche con mio marito. Ah no, devo aspettare che lui lasci andare. Ok, ah, orca troia. Questo qua mi sciotta, quindi devo recuperare tutto quello che lui lascia in giro, insomma. Ah, ogni tanto li droppa per terra. Tutto qui. Ogni tanto droppa per terra gli oggetti, credo. Non ne sono sicuro. Però senza una vera logica, non è che... Ah, forse devo lasciarlo in pace e seguirlo e basta. Ah, aspetta. Devo solo inseguirlo. Lui ogni tanto droppa e fine. Cioè, è una missione in cui devo attenderlo, insomma. Aumentiamo lo zoom, almeno vedo dov'è. Vabbè, è Pac-Man al contrario questa missione, insomma. Va bene, aspettiamo. Lasciamolo droppare gli oggetti e quando ha finito avremo finito la missione. Tutto qua, cioè nel senso, niente più, niente meno. Anzi, visto che i miei companion sono morti, in sostanza mi è anche più semplice la cosa, perché così non lo distraggono. Vabbè, io continuo a inseguirlo a sto punto. Vai, vai, vai a droppare roba, che io continuo a inseguirti. Vai, vai, fai pure quello che devi. Gira per le... per la tesoreria del castello. Io intanto cammino piano piano. E questa è la missione. Cioè, non c'è niente più, niente meno che da fare. Devi inseguirlo finché non smette il counter, fine. Anzi, sta facendo anche sempre lo stesso percorso, quindi cambia anche relativamente la cosa. E io continuo, tanto è questa la missione. Non devi menarlo, non devi fare niente, devi solo inseguirlo, fa tutto lui. Lì tra l'altro dopo aveva droppato un altro oggetto per terra. Ecco fatto, ne mancano solo 10 e abbiamo finito. Missione completata. Ale! Le grandi missioni, aspetta e inseguilo. Ok, ci manca solo un fagiolo, dai, almeno quella soddisfazione del fagiolo ce la togliamo. Ah, questa è frenesia dello shopping, ho già capito. Va, ehi dai, uno dei due deve rimanere fermo, forza. Bravi, oh, salve re, salve padre. Cenerentola ha smesso da un pezzo con i lavori domestici. Duh. Non pulisce più le vetrate, preferisce ammirare vetrine. Giustamente. Ma il quartiere è pieno di malintenzionati. Ti va di proteggerla mentre cerca un paio di scarpe di cristallo adatte al suo nuovo look autunnale? Duh. Passa al livello successivo? In che senso? Ok, comunque sì. Splendido. Oh, Shrek, procurati un po' di deodorante. Duh, che stronzo. Ma tanto ogni cosa è un modo per fare una frecciatina su di noi, quindi... Non mi sorprendo manco più di niente. Bei colori, si intonano al mio abito. Ah, quello sì, che è di mio gusto. Quel cappotto fa molto, Cenerentola. È l'ora di Fiona! E lasciate in pace la principessina! E dai! Insolente! Dovete lasciarla in pace, maledetti! Morirei piuttosto che indossare una roba simile. Anche io, credimi! Si intonano al mio abito! Oh, non ne hai abbastanza? Io continuo... Voi menate la gente, io continuo a fare gli attacchi a distanza! Ehi, 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 cosa picchi una principessa, maledetto? Oggi i miei zoccoli appaiono. Ma sta gente è malata, cioè picchia le principesse in giro per strada. Non riesco a trovare l'altra maledetta scarpetta. Bei colori, si intonano al mio abito. Queste sono le missioni belle. Protezione e scorta. Le mie preferite, insomma. Mi sa che la capisci solo con le cattive.
le mie missioni preferite, sia quelle di scorta che quelle di protezione. Gustati la tiara. Aspetta. Dov'è la mia pozione magica? L'ho bevuta io, mi dispiace. Nessun seguito per me. Ehi, 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 malvivente! La cesta della principessa, Prendi questo! Rallenta il tempo, tu. No, ma vi prego, rimanete fermi a guardarli, Non menate la gente che stava arrivando. Non riesco a trovare l'altra maledetta scarpetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Che sennò questa pozione rimaneva qui. Oh, era meglio se... Salvate la principessa! Qualcuno pensi alla principessa? Ci penso io! Mi starebbe di... Come se non avessi sofferto. Ho sentito mi starebbe di merda o mi sarebbe di incanto? Forza! Chissà se è in vendita! Certo che è in vendita, cretina, è in una... Chissà è in una vetrina! Come se non ne avessi presa abbastanza. È in una vetrina, è ovvio che è in vendita, qualunque cosa sia. Mamma mia. La sorte mi sorride. Non io che ti sto proteggendo. La sorte. Levatevi! Bella addormentata nel bosco. Aiuto! Lì c'è la pozione di forza comunque. No, 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 no! Qualcuno la protegga! Aia! Vi dovete levare vero, tutti! Piuttosto che indossare una cosa simile. Chissà se è in vendita. Ste discussioni però sono di una stupidità unica. Merda! Incredibile! Ma Fiona quando è che è morta? Marcirò come un'anatra. Allora, aspetta che prendo la pozione di vita. Fiona, blocca tempo. Shrek, vai a prendere pozione. Sempre meglio che mangiare fango. Ah beh, certo. Giustamente, meglio mangiare i propri denti. Sono più grosso di te. E questo è vero. E in questo momento siamo anche più forti della maggior parte dei nemici. Forza. Io continuo a rallentare il tempo per ovvia ragione. Perché non me ne sto tranquillo finché la missione non è finita. La cretina si è fatta picchiare troppo. Sei davvero molle. No, qualcuno torni indietro. Fiona, salva la principessa. Salva la tua amica. Aspetta che ora arrivo. Ecco fatto. Colpi consecutivi volanti. Forza, venite a me. Cacate coi. Col cavolo che vi avvicinate alla principessa voi, maledetti. La proteggerò a costo di picchiarvi con Ciuchino. Vieni. Dai, qualcun altro? Ecco fatto. Così si fa, Ciuchino. Quella camicia. Com'è il sapore di zoccolo? Com'è il sapore del tuo sangue? Maledizione. Quanto ti manca finire lo shopping, tu? Oh, finalmente. Non riesco a trovare l'altra maledetta scarpetta. È stata una missione di shopping veramente pesante. Ce ne rimane solo una di missione, giusto? Oltre a trovare l'ultimo fagiolo, che sicuramente è in quella missione perché ho girato tutta la zona, quindi... Signor Re, siamo arrivati a fare l'ultima missione! C'è stato un terribile incidente! Chi l'avrebbe mai detto? Tutti i cavalli e tutti gli uomini del re sono in sciopero! Forse i tuoi pollicioni da orco possono tornare utili! Occhio agli abitanti, sono irritabili! Chi l'avrebbe mai detto? Andiamo, dai! Bene, hai una colla speciale? Sì, il mio muco! Lo attacco sopra. Ok, qui abbiamo una bomba. Ehi, calmi. Calmini tutti.
Aspetta, sti paesani delle palle. Shrek, sali su sto carretto per favore, che così prendiamo la TNT e li facciamo esplodere sti paesani. Va bene, l'importante è che siano morti, poi il come non mi importa per niente. Eccolo qua l'ultimo fagiolo. Ferma il tempo tu. Sti paesani maledetti. Non gli basta pagare le tasse, devono anche rompere le balle. Allora, vieni qua. Ecco fatto, tutti i semini trovati. Forza, dobbiamo trovare tutti i pezzi. Oh, Cristo, perché le collisioni sono fatte con i piedi in questo gioco? Dobbiamo trovare tutti i pezzi. Eccone uno. Ecco fatto. Come raggiungo l'altro? Eccone due. Sali qui, Fiona. Dov'è? Eccolo qui, siamo a due. Guardate, là! La principessa! Ah, menatela! La sorte ti sorride. No, 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 sono i tuoi piedi che fanno male, fidati. Sono una macchina da guerra verde. Io spero che ora che ho ucciso tutti sti paesani non ne arrivino altri. Eccone un altro. Prendilo, brava Fiona. Vediamo se qui ce n'è un altro ancora. Sì, e siamo a quattro. Perfetto. Ci mancano solo altri tre pezzi. Dove li troviamo? Credo in queste zone comunque. Ecco, esatto, credo in queste zone qua. Addosso! Non sono la voce di uno che fuma tantissimo. Se non è rotto, rompilo! Rompigli tu la faccia. Ok, allora, dai, l'ultima missione e l'abbiamo completata tutta. Allora, iniziamo da questa parte. Poi saliamo anche anche su questo. Perfetto, e l'ultimo è palese che sia qui e sono caduto, perfetto. Vacci tu, cappuccetto, che sei più leggera. E salti più in alto, secondo me. E no, e non ci arriva. Riproviamoci ancora una volta. Non ci arriva. Proviamo con Ciuchino, e che ne so. Ecco, Ciuchino ci è arrivato. Missione compiuta. Abbiamo trovato tutti i fagioli in una botta sola. Abbiamo fatto tutte le missioni in una botta sola. Sono contento, no? Ora che si fa? Passiamo al livello successivo, no? Passa al livello successivo. Congratulazioni, Shrek. Sei piuttosto resistente. Lo so. Fiona, perché non accompagni gli altri al castello? Ma com'è incazzato? Maledizione. Allora chiamo B. Vai al Mela Avvelenata e assolva l'ammazza orchi. Mamma mia, il modello della fata madrina è inguardabile però. Dio mio. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito, se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.